Parlavamo di coscienza e parlavamo di vuoto. Proviamo a riflettere. Cosa significa considerare, introdurre nell'equazione i concetti di coscienza e di vuoto? Coscienza ci dice che tutto è interconnesso. Coscienza ci dice che c'è qualche cosa oltre le apparenze. Vuoto ci dice che c'è un contesto che accoglie e che contiene tutto quello che succede. Coscienza e vuoto ci dicono che c'è un modo nelle cose, ci dicono che c'è sempre un'unità che trascende le due parti e che questa unità è sempre qualcosa di più delle due parti. Questo è un dato scientifico, epistemologico, inevitabile. Se tu non consideri che c'è sempre, che la somma delle parti è più delle parti, perdi qualche cosa, cioè perdi la coscienza, perdi lo spirito, perdi il modo delle cose, perdi l'essenza stessa delle cose. Perché è così drammatico quello che stiamo vivendo? È così drammatico, è così dannoso quello che stiamo vivendo, perché si vede solo la malattia e il rimedio. Non si vede la relazione, non si vede il modo che tiene insieme, non si vede il contesto, non si vede che c'è un mistero, non si vede che c'è una dimensione spirituale, non si vede che c'è qualche cosa oltre, non si vede che c'è la forza di guarigione dell'organismo, non si vede che c'è una forza spirituale in gioco. Vediamo solo lo spirito del tempo, come dice Jung, non vediamo lo spirito del profondo. Questo è terrificante, questo è gravissimo. Dicevamo che c'è un paradigma nuovo, emergente, che è appunto quello che coglie la complessità, la coscienza, il vuoto, lo spirito. E dicevamo che in questo momento, con la scusa dell'emergenza, stiamo totalmente trascurando, che è necessario considerare ciò che c'è oltre. Se noi mettiamo nel mondo un modo, cioè la cosa è l'approccio scientifico che contrasta l'agente patogeno con la medicina attraverso la ricerca sulla materia. Ma se noi sappiamo che non c'è solo la cosa, ma c'è anche il modo che mettiamo nel mondo. Immagina quando una persona ti sorride, ti può sorridere dal cuore o ti può sorridere con falsità e utilizzare il sorriso per manipolarti. Ora, dire che il sorriso è bene e che magari la faccia scura è male, è semplicemente un errore. Non riconoscere la modalità che c'è in un sorriso, che è ineffabile, come puoi misurare se un sorriso viene dal cuore o un sorriso è falso, se non attraverso l'osservazione, l'ascolto, magari anche una certa misurazione di parametri fisiologici, ma tutto insieme. E invece qua si misura solo l'elemento materico e soprattutto si mette in campo una coscienza della paura, del controllo, della difesa, dell'incapacità dell'organismo di difendersi, della fine con la morte. Si mette in campo un concetto che non comprende la trasformazione. Un concetto che non comprende l'evoluzione. In fondo, un concetto, una cultura che non comprende la spiritualità, che non comprende il senso profondo delle cose, che non comprende tutta la complessità contenuta nella molteplicità di un evento e quindi tutte le qualità e tutte le risorse in gioco.
Il problema è questo. Non stiamo utilizzando tutte le risorse in gioco, ma solo uno sguardo estremamente limitato, rispetto al quale c'è una reazione altrettanto limitata. Apriamo lo sguardo, cogliamo l'interconnessione, cogliamo ciò che c'è dietro le quinte, cogliamo quel quid che è maggiore della somma delle parti. Se non facciamo questo, non ne usciamo, anche se scomparirà il sintomo, il nemico scomparirà, non ne usciamo, non usciremo peggio di come ne siamo entrati.